Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in un nuovo video. In questo video, come potete leggere dal titolo, voglio parlare di quella che è la forza del riscatto. È un tema molto delicato in realtà, però cercherò in tutti i modi di non banalizzarlo né tantomeno di parlare troppo, altrimenti vi annoierei talmente tanto che dopo 2 secondi passereste a vedere un video di un'altra youtuber. Quindi no, dovete stare qui con me e quindi farò di tutto per far sì che questo avvenga. Bene, allora, entriamo nel vivo di questo video. Allora, praticamente da cosa è nato questo video? Allora, circa mezz'ora fa ero distesa sul mio divano mentre sorseggiavo un buonissimo tè verde e guardavo una puntata di X Factor. Sapete che ovviamente dietro l'audience di questi programmi c'è sempre una volontà di far apparire il cantante, bravo o non bravo che sia, ma d'altra parte far creare una storia intorno al personaggio in modo che sia un po' più credibile, che sia un po' più di impatto con la gente che lo ascolta, che crei appunto più audience, perché questo fa parte sempre delle strategie dei programmi televisivi. Allora, praticamente a un certo punto è entrata questa ragazza italiana con i genitori marocchini e diceva appunto che i genitori le hanno sempre vietato di cantare in quanto per la cultura marocchina il canto o comunque l'esprimersi attraverso il canto è considerato quasi un peccato e quindi i genitori gliel'hanno sempre proibito. Questa ragazza quindi è cresciuta cantando di nascosto quando i genitori uscivano di casa, finché questa ragazza non ha deciso di iscriversi alle selezioni di X Factor e quindi diciamo in questo modo fare l'esatto opposto rispetto a quello che i genitori le proibivano. A questa selezione è stata accompagnata dalla mamma, che era ancora molto restia nell'accettare la passione e il sogno di sua figlia, ma nonostante ciò era lì accanto a lei. Una persona che ascolta questa storia nel momento in cui entra il personaggio sul palco e canta una bella canzone viene inevitabilmente influenzato da quello che si è detto prima. Questa ragazza molto giovane sale sul palco, canta una canzone di Alicia Keys, voce incredibile, davvero brava, tutti si alzano, standing ovation, eccetera. L'emozione di questa ragazza è stata talmente tanto grande che i suoi occhi erano illuminati dalla gioia. In un momento ho spento la televisione proprio per riflettere su quella che è la sensazione che si prova nel momento in cui si ha un riscatto nei confronti della propria passione, un riscatto proprio nei confronti della vita. Voi avete mai avuto delle esperienze del genere? Vi siete mai sentiti sottovalutati, chiusi in gabbia, quasi non potenti nell'esprimere la propria personalità? Questa cosa io penso che possa succedere in tantissimi ambiti, penso possa succedere nel lavoro, possa esserci nello studio, quando magari, non so, magari tutti ti sottovalutano, nessuno pensa che tu possa essere in grado di cambiare il tuo futuro attraverso lo studio e invece ci riesci. Questo può succedere nei rapporti personali, magari tutti pensano che sei un perdente e si ha la forza, la caparbia e il coraggio di dimostrare l'esatto opposto. Quando magari appunto una persona è abituata a esprimere il proprio sogno nelle mura domestiche, quasi come se volesse tenerlo lontano dal muro che lo divide con la società. E quando tutte queste situazioni, tutti questi problemi, ci accorgiamo che decadono in un nanosecondo attraverso magari una frase rincuorante da parte della propria mamma, un brava ti sei meritata un 30 e lode da parte del professore, un brava hai cantato davvero bene da parte, non so, di un discografico o qualsiasi altra soddisfazione che può derivare in qualsiasi campo. Io penso che quello sia un momento davvero davvero da iconizzare, che deve rimanere talmente tanto impresso nella nostra mente da poterlo ricordare nei momenti di sconforto, perché quando si decide di intraprendere una strada
Inevitabilmente ci possono essere degli alti e dei bassi, ma nel momento in cui si raggiungono gli alti e quindi si raggiunge appunto questa grande forza del riscatto, ecco quali sono i momenti che bisogna bloccare, bisogna fotografare, tenerli sul comodino e guardarli ogni qualvolta si raggiunge un punto basso. Ecco, io penso che questo sia un discorso che possa valere a reti unificate, praticamente può valere in tutti gli ambiti, per tutte le persone e per tutte le professioni. Ecco, questo era uno dei miei piccoli video filosofeggianti che, sapete, una, due, tre volte all'anno comunque compaiono all'interno del mio canale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato degli spunti critici. Ovviamente mi aspetto le vostre opinioni, perché come sapete questo canale, come anche tutti i social network che sono legati, sì, sono i miei perché li gestisco io, ma sono soprattutto delle persone che mi seguono, e grazie a Dio questa cosa, perlomeno sui canali social, in modo particolare su Facebook, l'hanno capito un po' tutti. Quando ci sono delle discussioni o comunque delle differenze di opinioni, sul mio canale c'è l'assoluta libertà di parola, anzi io ho tantissimo piacere nell'ascoltare le opinioni altrui e prendere il meglio delle vostre conoscenze, che si parli di trucchi, che si parli di scarpe piuttosto che di Platone e Aristotele. Io sono lì ad ascoltare i vostri pensieri e sono sempre felice di farlo, e penso che questo avverrà per sempre. Quindi niente, vi mando un grande bacione, vi aspetto sui miei social network come sempre, sapete che il mio blog è www.giornalistacocinella.com, e vi mando un bacione e al prossimo video.